Buon pomeriggio, cari amici di Juventus, una signora per due, oggi giornata di vigilia per il consiglio di amministrazione, giornata per le contrannalisi di Pogba e giornata di comunicato per la curva che torna allo stadio, la curva sud, e quindi fortunatamente avremo un tifo che meriti. Lo leggeremo alla fine, questo comunicato e questa voglia di derby. Juri ci ha detto speriamo di vincerlo, aspettiamo magari le dichiarazioni di Allegri dello stesso tenore. Il Consiglio di amministrazione si terrà domani ed è il CDA che è stato posticipato, lo ricordiamo, per avere, su richiesta dei consiglieri, una documentazione, un supplemento di documentazione chiaramente legato al calciomercato, essere ancora più rigorosi riguardo i conti, perché ricordiamocelo, la Consob tiene naturalmente molto d'occhio la situazione. La composizione del Consiglio ve la risparmio, ma sappiamo perfettamente che i conti dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2023 dovrebbero registrare perdite per circa 115 milioni, dimezzato rispetto a chiaramente i 239 milioni di rosso dello scorso anno. Dato che va preso con cautela perché i numeri della Juventus sono quelli riportati nella semestrale di Exor e potrebbero subire ulteriori aggiustamenti, anche se già comprendono la svalutazione dovuta alla cessione di Leonardo Bonucci, su cui non abbiamo notizie, per quelle che sono le vicende extracalcistiche. Però attenzione, per il club sarebbe il sesto bilancio in rosso consecutivo, ma i segnali sono incoraggianti, sei bilanci in rosso consecutivo. Il fatturato dell'esercizio 22-23 dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni in crescita rispetto ai 443 milioni dell'anno 2021-2022. Accanto ai ricavi in aumento, grazie al ritorno a piena regime dello stadio, me l'ho sempre sostenuto che lo stadio è comunque una parte importante dopo i diritti televisivi, di cui non si arriva ancora a capo, attenzione perché sono ancora in fase di discussione, e dopo le restrizioni della pandemia. Beh, diciamo che c'è il contenimento delle spese per la gestione della rosa, il monte ingaggi, ammortamento dei cartellini e lo sappiamo anche che nei prossimi 3 anni il bilancio è improntato e l'attività della Juve alla sostenibilità, quindi mantenere alta la competitività, tornando a protagonisti. Se avete visto il video relativo all'incontro in Parlamento, è questo che è stato ribadito. Senza la Champions e i ricavi UEFA, che si aggirano in media sugli 80 milioni, il prossimo esercizio è destinato ad essere purtroppo ancora in perdita, ragione per cui nel CDA di domani i consiglieri, e qui valuteranno un eventuale aumento di capitale per chiederne la votazione all'Assemblea, che si terrà nella terza decade di novembre. Sarebbe il quarto negli ultimi 12 anni, 120 milioni nel 2011 legata alla costruzione dello stadio, 300 milioni a fine 2019 correlati ai costi per acquisto e l'ingaggio di CR7, 400 a fine 2021. Attenzione, ecco perché a un certo punto già nel can può anche dire, signori, adesso basta. Però, se vogliamo ricapitalizzare e andare avanti, è un passo necessario. Già nel Cannes, nell'Investor Day del novembre scorso, aveva sottolineato come la Juve non ha bisogno di un nuovo aumento di capitale, ma attenzione, questa valutazione sarà assolutamente fatta e secondo me è necessaria, forse l'ultima. Pogba, è arrivato il giorno e andiamo in riva baciata della verità. All'acqua acetosa di Roma sono in programma le controanalisi sulla provetta B di Paul Pogba che si svolgono sull'altro campione. Lo ricordiamo, è stato trovato positivo al testosterone dopo Udinese e Juventus. Se l'esito dovesse confermare la presenza di testosterone, inizierà la fase istruttoria e il centrocampista francese avrà 7 giorni di tempo per presentare le memorie difensive o chiedere di essere interrogato. In caso di squalifica, il massimo, ricordiamolo, di 4 anni, vorrebbe dire carriera chiusa per Pogba, la Juventus potrà rescindere il contratto. E beh, è un finale un po' amaro, consentitemi. Però c'è voglia di derby adesso, archiviando per un attimo queste considerazioni su Pogba. Una voglia di derby che torna anche negli amici della curva, e vi leggo pari pari il comunicato ufficiale. Come preannunciato negli scorsi giorni, la curva dopo l'ingresso allo stadio in occasione del match contro la Lazio e dopo la trasferta del Mapei contro il Sassuolo aveva deciso di disertare l'appuntamento casalingo contro Lecce. Il motivo è sempre lo stesso: non si sono ancora fatti passi in avanti per permettere ai ragazzi della curva la libertà di tifare con tamburi, fumogeni, bandiere e striscioni, tutto ciò che è normale in qualunque stadio italiano. Non è ammesso per gli ultra bianconeri all'Allianz Stadium.
La curva ha dovuto per forza di cose saltare anche la partita contro l'Atalanta, ma per il semplice motivo dovuto alla ristrutturazione del settore ospiti. Troppo pochi biglietti per contenere tutta la curva della signora. Ma ora, come già annunciato nei giorni scorsi, gli ultra sono pronti a tornare. La protesta della curva va ovviamente avanti, ma vista l'importanza storica di una partita così sentita per la città di Torino, e non solo il 12° uomo in campo, non ha intenzione di lasciare la sua signora. I ragazzi di Allegri contro gli altri rivali Granata potranno contare sulla spinta della curva in uno stadio che finalmente tornerà a ruggire. Questa è la nota ufficiale della curva sud e speriamo che si, vuol dire, possa addivenire ad un'intesa, perché il tifo è fondamentale. Voglia di derby da parte di Juric, voglia di derby da parte di Kjaer, voglia di derby da parte della Juve. Speriamo di sentire rispondere Allegri a tono, visto che Juric ha detto abbiamo voglia di vincerlo. In ogni caso, non perdete gli aggiornamenti costanti oggi contro analisi di Pogba, ma i risultati non arriveranno prima di 3 giorni. Ci dia domani con l'eventuale valutazione di un aumento ulteriore di capitale e l'avvicinamento al derby. Ci vediamo presto.